25 luglio. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Filippesi 1:21. La prospettiva di fede. Le prigioni romane erano poste terribili. I trasgressori venivano spogliati, frustati, legati con ceppi alle caviglie. I loro abiti erano intrisi di sangue. Non venivano cambiati nemmeno nel pieno dell'inverno. E la cella nascosta. Atti 16:24. Dove Paolo e Sila furono imprigionati, era la peggiore. La mancanza d'acqua, gli spazi angusti, l'odore di fogna, se così lo si può chiamare, rendevano impossibile dormire. I prigionieri desideravano quotidianamente la morte e qualcuno si toglieva pure la vita. Era il peggior incubo. Eppure Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Atti 16:25. L'attitudine di Paolo l'impressionò prima ancora che il suo credo religioso li raggiungesse. Come hanno potuto farcela? Avevano una prospettiva di fede. Paolo non si limitò soltanto a cantare nella prigione, scrisse alcune delle sue migliori lettere laggiù. Qui la sua dichiarazione: so infatti che ciò tornerà a mia salvezza. Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita sia con la morte. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Filippesi 1:19-21.